Adesso vogliamo andare a vedere. Abbiamo un problema, è chiaro. Partiamo dalla matrice simmetrica. Vogliamo trovare autovolo e autovettura. Veramente. Cioè, una procedura che ci consenta di trovare effettivamente gli autovalori e gli autovettori. Ok? Perché quello che abbiamo detto prima, la dimostrazione per induzione, è una dimostrazione che funziona ed è anche, diciamo, può diventare una dimostrazione, diciamo, costruttiva, in cui si costruiscono, si trovano effettivamente gli autovettori. Ma c'è un punto dove non è così, che non è, dove non era costruttiva, era quando prendevamo la matrice n per n, diciamo questa c'ha un autovalore reale e quindi un autovettore. Sia lambda 1 autovalore e W1 autovettore, sì, ci stanno, però come si trovano? Chiaro? Questo è il punto. Se riusciamo a risolvere questo punto qua, la dimostrazione diventa effettivamente costruttiva. Allora, prima di fare questo facciamo un po' di osservazioni. Sia A una matrice simmetrica. N per N. Siano lambda 1 mettiamo maggiore di lambda 2 gli autovalori distinti di A. Ok? Quindi se pretendo che siano distinti non sono più n, qualche autovalore può essere ripe, quindi saranno k minore o uguale di n. Noi sappiamo che la matrice è diagonalizzabile, sappiamo che esiste n ortogonale tale che trasposto di n a n, cioè n a meno 1 a n, cos'è? Qua mi verrà lambda 1 ripetuto un certo numero di volte, alfa 1 volte, poi alla fine mi verrà lambda k ripetuto un certo numero di volte, può anche essere solo uno, no? Alfa k. Naturalmente noi sappiamo che gli autovalori che compaiono sulla diagonale devono essere gli autovalori, quindi devono essere lambda 1 e lambda k. Poi perché possiamo mettere prima tutti lambda 1, poi tutti lambda 2, poi tutti lambda 3, poi tutti lambda k? Perché? Allora, se io avessi, facciamo un esempio numerico che ci capiamo prima, se io avessi una matrice fatta così, come faccio a scambiare il 3 con 2? Vedete, rispetto alla base che abbiamo adesso, aw1 è 3w1, aw2 è 2w2, aw3 è 3w3. Che faccio? Scambio w2 e w3. Cioè se la moltiplicate a destra e a sinistra per questa matrice qua, provate a vedere che succede, fate il prodotto e scoprite che questa viene. Avete,
fare moltiplicare per una matrice che ha le righe e le colonne I e J scambiate, no? Se io scambio, se ho la matrice diagonale, immaginate di scambiare solo la riga I con la riga J, o scambiare la colonna I con la colonna J è lo stesso, no? Qua sto scambiando seconda e terza riga o seconda e terza colonna, è uguale. L'effetto di questi due scambi è la stessa cosa. Adesso, quindi avete che trasposta di N a N è diventata, è rimasta diagonale ovviamente, perché è come avete scambiato prima la riga I con la riga J, poi la colonna I con la colonna J, ma alla fine è come avete scambiato gli elementi sulla diagonale di posto I e di posto J, J. Prima scambio la riga con la colonna, la riga con la riga, poi scambio la colonna con la colonna, o viceversa, a seconda di quale prodotto fate prima, uno scambia le righe, uno scambia le colonne, e quindi alla fine il qua c'era, scusate, qua c'era 3, qua c'era 2. Prima fate così, il 3 passa qua, poi fate così, il 3 passa al posto del 2, il 2 passa al posto del 3. Ok. Quindi in virtù di questa osservazione, io metto prima tutti gli autovettori di lambda 1, poi tutti gli autovettori di lambda 2, poi tutti gli autovettori di lambda 3, poi tutti gli autovettori di lambda k. È chiaro? E che cosa abbiamo? Che quale sarà la dimensione? Vi ricordate, V lambda era l'insieme di V dallo spazio, no? Allora, la dimensione di V lambda 1 quanto fa? E come abbiamo scritto noi i numeri? La dimensione di V lambda 1, chi è una base dell'autospazio relativa all'autovalore lambda 1? I primi vettori che corrispondono all'autovalore lambda 1 sulla diagonale, quanti sono questi autovalori? E quindi quando è questa dimensione? Alfa. La dimensione di V lambda k è alfa k. Quindi la regola qual è? Che la somma delle molteplicità deve fare n. In particolare alfa 1 e alfa k sono anche le molteplicità algebriche, quindi abbiamo appena visto che per una matrice simmetrica, in generale sarà vera la disuguaglianza, ma per una matrice simmetrica la molteplicità geometrica, cioè la dimensione dell'autospazio, coincide con la molteplicità algebrica. Ok? Bene. Diciamo alfa I è molteplicità algebrica, che in questo caso, coincide con quella geometrica. La coincidenza sarebbe questa uguaglianza qua, sarebbero queste uguaglianze qua. In generale la molteplicità geometrica per una matrice qualunque, non l'abbiamo dimostrato, ma sarà quella geometrica minore o uguale di quella geometrica. Bene, adesso
sia W1 WN, una, diciamo, la base ortogonale rispetto alla quale la matrice simmetrica A diventa, come abbiamo scritto prima, lambda 1 ripetuto alfa 1 volte, poi lambda k ripetuto alfa k volte. Le molteplicità, ogni molteplicità è maggiore o uguale di 1, però può essere 1, questo. Va bene? Ok. Allora, per comodità, sia lambda grande uguale il massimo tra lambda 1 in valore assoluto, lambda 2 in valore assoluto, lambda k in valore assoluto. Sono disposti in ordine di Schenck. Bene, quindi chi è il massimo? No, se sono tutti positivi è lambda 1, se sono positivi e negativi il massimo è valore assoluto o sta qua o sta qua. Per esempio 3 maggiore di 2 maggiore di meno 7, quando lo stiamo in valore assoluto il massimo può stare pure qua, può stare o qua o qua. Quindi questo in realtà è uguale al massimo tra lambda 1 e lambda k. Ok? Nel caso in cui lambda k è maggiore di 0, maggiore o uguale a 0, allora lambda grande è chiaramente uguale a lambda 1. In questo caso poniamo anche lambda piccolo uguale al minimo tra lambda 1, tanto sono tutti positivi stavolta, lambda k è uguale a lambda k. Il più grande chiama lambda grande, il più piccolo chiama lambda p. Però se sono positivi e negativi, il più grande può essere in valore assoluto, può essere uno dei due, o il primo o l'ultimo, e il più piccolo può fare benissimo a 0 in valore assoluto, perché in mezzo c'è 0, posso passare per 0. Anche in questo caso lambda piccolo può venire 0, però scusate, una parte del ragionamento che andrò a fare, se allora facciamo il primo caso, diciamo caso generico, diciamo
prendiamo un vettore W qualunque, W uguale alfa 1 W1 più alfa n Wn. Facciamo A W. A W è somma per i che va da 1 a n piccolo di alfa i a W i. Ma A W i, W i è un altro vettore per A. Quindi questo quando mi farà? Mi farà alfa 1, lambda 1, W1. Scusate, qua i... non li posso chiamare alfa 1 perché alfa 1 avevo indicato le moltiplicazioni. Quindi chiamiamoli C con 1, C con n. Allora qua dobbiamo metterci C con i, quindi qua dobbiamo mettere lambda 1, C con 1, W1, più lambda 1, C con 2, W2, più lambda 1, C alfa 1, W alfa 1. Poi passo a lambda 2. Poi non mi interessa dove si interrompe, dove passo da lambda 1 a lambda 2, da lambda 2 a lambda 3, però so che l'ultimo sarà C con n, sarà lambda k, C con n, W n. Ok? Allora, sto semplicemente dicendo, non posso dire lambda 1, gli autovalori li ho ordinati, li ho chiamati lambda 1, lambda k, ho cambiato indice solo quando gli autovalori erano, cambiavano effettivamente, erano distinti. Quindi, il primo autovalore di autovettori, se vi ricordate, ne porta alfa 1, quindi porta il primo, porta il secondo, porta il terzo fino ad arrivare a alfa 1. Quando faccio a w1 viene lambda 1 w1, quando faccio a w2 viene lambda 1 w2, almeno fino ad arrivare ai primi alfa 1. Poi se per caso la molteplicità è 1, vabbè, sarà solo il primo, però non lo posso sapere, devo scrivere così. Chiaro? Poi passo a lambda 2. Qua verrà lambda 2 c alfa 1 più 1 w alfa 1 più 1, eccetera. Poi non mi interessa più quando passa a lambda 3, so soltanto che l'ultimo è lambda k. Quindi è un modo complicato di scrivere una cosa semplice. Un po' c'hanno l'autovalore lambda 1, un po' c'hanno l'autovalore lambda 2, un po' c'hanno l'autovalore. Adesso, se io passo alle norme, la norma di A W è minore o uguale. Allora, la norma di una somma, l'abbiamo dimostrato? Mi sa di no. È comunque minore o uguale della somma delle norme. Quando abbiamo fatto con Schwarz, mi pare che... cioè viene subito dopo, però se non l'abbiamo fatto poi lo faremo, tanto quando facciamo i prodotti intermedi dobbiamo riprendere i prodotti scalari. Quindi, la norma di... questa è la norma di questa somma qua, o no? Che è minore o uguale della somma delle norme. Quindi questo è minore o uguale di fatemi mettere questo i uguale a 1 un po' più in alto così non si perde. Allora, minore o uguale di quando faccio la norma del primo pezzo, come si fa la norma? Questo è un vettore e questi sono scalari. Si fa il valore assoluto degli scalari per la norma del del vettore. Quindi viene lambda 1 no, non mi piace. Facciamo direttamente il caso in cui sono tutti positivi, se no... se no ci impicciamo e... allora. Supponiamo, torniamo indietro. Abbiate pazienza, ma... la cosa è vera pure
negli altri casi, però diventa complicato. Supponiamo lambda k maggiore di 0, quindi lambda 1 maggiore di lambda 2 maggiore di lambda k maggiore di 0 voi ce l'avete scritto su quaderno, no? Quindi sta riga cancellate un'ultima riga. Ma no, non c'è bisogno, non c'è bisogno di passare a caso generale. Allora, sto dicendo, la norma di W al quadrato, come si fa? Allora, la norma di AW al quadrato, scusate, fa AW scalare AW. Questo ce ve lo ricordate, l'abbiamo fatto. Ok. Allora, cioè sarebbe questo vettore, che è una somma, scalarsi se stesso. Però se ci fate caso, quando andate a fare lo sviluppo del prodotto scalare, tutti i prodotti scalari in croce, cioè quando l'indice di W con NoCoG, cioè WI scala WJ, fanno tutti 0, perché la base è ortogonale. Quindi quando andiamo a fare questo prodotto scalare, cosa mi viene? Mi viene lambda 1 quadro C1 quadro norma di W1 quadro più lambda 1 quadro C2 quadro norma di W2 quadro più lambda 1 quadro C alfa 1 quadro norma di W alfa 1 quadro più eccetera eccetera più alla fine viene lambda k quadro c con n quadro norma di qn quadro. Ok? Ora mi sono ok, quindi se adesso nel calcolare questa norma al quadrato ci sta qualcosa che posso mettere al posto di lambda i per farlo diventare più grande? Il lambda i in valore assoluto erano tutti quanti minore o uguale di lambda grande, quindi se diventano tutti lambda grande diventa molto più semplice pure da scrivere, perché qua sarà se ci metto lambda grande quadro sarà più grande lambda 1 quadro, più grande lambda 2 quadro, più grande lambda k quadro, e quello che rimane sarà c1 norma w più 1 quadro più c2, quindi sarà minore o uguale di lambda grande al quadrato per la somma per i che va da 1 a n di c con i quadro per la norma di W più I quadro. Ma questo chi è? Questo, se ci fate caso, il vettore W di partenza era C1 W1 più C2 W2 e la base era sempre ortogonale, anzi ortonormale. Scusate, qua devo scrivere base ortonormale, perché quando cambio con una matrice ortogonale la base rimane ortonormale, cioè anche i vettori hanno norma unitaria, quindi in realtà tutti questi pezzi qui li potrei cancellare, e anche questi pezzi qui li posso cancellare, e quindi questo è uguale a lambda quadro norma di W quadro, e io ho ottenuto
passando alla radice quadrata, ho ottenuto questa disuguaglianza. La norma di W è minore o uguale a lambda W. Lambda norma di W. Ah, qui sono tutte quantità positive, estraendo la radice quadrata otteniamo questa disuguaglianza. Similmente, se gli autovalori sono tutti positivi, otterrò la disuguaglianza norma di A doppio maggiore o uguale di che cosa? Però stavolta solo se gli autovalori sono tutti positivi. Di lambda piccolo norma positiva. No, se gli autovalori sono tutti positivi, qui invece di lambda grande ci metto lambda piccolo e la disuguaglianza si inverte, perché stavolta scende sempre, e otterrò la disuguaglianza al contrario con lambda piccolo e poi estraggo lambda piccolo quadro, poi estraggo la radice quadrata e ottengo la stessa cosa. Nel caso questa disuguaglianza qua vale nel caso lambda uguale lambda k minimo maggiore di 0 minimo autovalore. Quindi, scusate un po' l'involuzione, ma abbiamo ottenuto, se li lasciavo scritti lambda 1, lambda n, anche ripetuti, veniva tutto, la scrittura veniva molto più semplice, però penso che si sia capito lo stesso. Quindi abbiamo ottenuto questa cosa qui. Quindi, ripeto, in particolare, se lambda uguale lambda grande uguale lambda 1, maggiore di lambda 2, maggiore di lambda k, che abbiamo chiamato lambda piccolo, maggiore di 0, allora AW, se ne facciamo la norma, è sempre compreso tra lambda grande, la norma di W, e lambda piccola, la norma di W. Questo però di W che sta in ebraico. Questa è l'osservazione fondamentale. Cioè, gli autovalori cosa rappresentavano? C'erano certi vettori che quando ci applicavo A si allungavano, non cambiavano direzione. Chiaro? Si allungavano o si accorciavano, a seconda se l'autovalore era più grande o più piccolo di 1, poi si anche ribaltavano se l'autovalore era negativo. Ribaltavano nel senso c'era un meno davanti. Tuttavia, supponiamo che gli autovalori siano tutti positivi. Va bene? Se gli autovalori sono tutti positivi, se adesso prendo un vettore generico, questo, se ci applico A, cambia direzione. Però l'allungamento di questo vettore, cioè la norma, la lunghezza dopo diviso la lunghezza prima, è compreso tra lambda grande e lambda piccola. E questo dobbiamo dimostrare. Per capire bene questa cosa, supponiamo di essere in dimensione 2. Esempio, n uguale 2, a e con 1 uguale 2 e con 1, a e con 2 uguale e con 2. Cioè, allora A è una matrice che il primo vettore della base canonica lo moltiplica per 2, il secondo vettore della base canonica no, lo moltiplica, lo lascia stare, lo moltiplica per 2. Adesso supponiamo di avere un vettore che sia per esempio e con 1 più e con 2, vettore 1 1, questo è vettore W. Come? Quindi W è 1 1, la matrice A come è fatta? È 2, scusate, 1, no no, 2 2 2 0 0 1. Quindi AW come è fatta? Non fate il prodotto di per colonna, fa 2, 1. Quindi
quando faccio A W, che mi succede? Che la seconda coordinata si allunga, cioè la prima coordinata si allunga, la seconda no. E se faccio A di AW? Se faccio A di AW, A quadro W. A per AW si può scrivere anche A per A, la matrice A quadro. Quindi sarebbe 4, 0, 0, 1, 1, 1, 4. Oppure se fate AW, A per questo vettore qua viene 4. Quindi vedete che una componente rispetto all'altra cresce. E se fossero state, se gli autovalori fossero stati invece dei 2 e 1, fossero stati 3 e 2, crescevano tutte e due, però quella lungo e con 1 cresceva più veloce, più velocemente, perché per esempio se gli autovalori erano 3 e 2, dopo 3 volte la prima componente veniva moltiplicata per 3, per 3, per 3, quindi per 27, la seconda veniva moltiplicata per 8. È chiaro? Quindi stavolta per comodità quindi non rifacciamo lo stesso, in effetti alla fine non è stato un errore, ma non era conveniente. Riscriviamo gli autovalori in maniera tale lambda 1 maggiore o uguale di lambda 2 maggiore o uguale di lambda n maggiore o uguale di 0. Stavolta gli autovalori sono n, soltanto che non sono più necessariamente distinti. Il massimo fa sempre lambda 1 e il minimo fa sempre l'ultimo, che però in questo caso abbiamo chiamato lambda. Ok? Adesso autovalori ordinati non, diciamo, non negativi in ordine debolmente crescendo. Ok? Adesso prendiamo un vettore W. Allora abbiamo W, lo chiamiamo C con 1 W1 più C con N WN. A WI fa sempre lambda I WI. Ok? Per ogni I uguale a 1 N. Cioè quelli sono sempre autovettori. È una base ortonormale, WI base ortonormale. Ok? Soltanto che invece di gli autovalori li abbiamo rinumerati in maniera che non sono necessariamente distinti, quindi possiamo scrivere da 1 da 1 da 1. Adesso io voglio sapere se faccio A alla K di W, cioè moltiplico W a sinistra per A K volte, quando mi viene? Quando mi viene? Questo sarebbe C1 A alla K W1 più Cn A alla K Wn, alla H, insomma un numero generico.
Non voglio che pensiate che questo sia il numero dei... Questo è un semplice numero che è un numero naturale. Quanto fa? Allora, ogni volta che moltiplicavo W1 per A a sinistra, che cosa facevo? Era come moltiplicare W1 per lambda 1. Quindi qua mi viene C1 lambda 1 alla K W1 più C2 lambda 2 alla K W2. Più eccetera eccetera più cn lambda n alla k doppio n. Ok? Yeah. Adesso è in altra volta k, è la alla. Adesso questa roba qua non converge affatto. Quando è che converge? Quando tutti gli scalari devono convergere. Questi qua, alcuni andranno a 0, altri rimarranno uguali, quelli qua da 1 rimarranno ancora uguali, altri vanno infiniti, gli scalari sono infiniti. Però, se divido per lo scalare più grande, qual è lo scalare più grande? Lambda 1 alla. Allora facciamo A con H W fratto lambda grande alla H uguale, o lambda 1 alla H, è la stessa cosa. Questo quanto fa? Fa C1 W1 più C2 lambda 2 su lambda 1 alla H più C3 lambda 3 su lambda 1 alla H CN lambda N su lambda 1 alla H. Qua ci manca W2, qua ci manca W3 e qua ci devo mettere. Quando A ed N è finito, questa roba a cosa tende? Allora, a cosa tende? Vediamo un po'. Gli autovalori erano stati ordinati in ordine debolmente decrescente. Quindi che succede? Beh, per esempio, se lambda n è minore di lambda 1, no? Che succede a questo pezzo? Qua a 0. Questo è un numero minore di 1, elevato all'h, sono tutti numeri positivi. Elevato all'h tende a 0. E chi rimane? C1 doppio 1. Però, attenzione. C1 doppio 1, se prima di tutto C1 è diverso da 0, ma anche se questi sono diversi da lambda 1, se no mi rimane, diciamo, supponiamo che lambda 1 sia uguale a lambda 2 uguale a lambda alfa 1, cioè i primi alfa 1 sono uguali, come avevamo detto prima, no? I primi alfa 1 erano uguali e poi scendevano. Allora cosa rimarrà? Rimarrà C1 W1 più C2 W2 più C alfa 1 W alfa 1 e gli altri vanno tutti a 0.
cioè rimangono i pezzi relativi agli autovettori relativi al lato valore più grande. Se io ogni volta rinormalizzo, cioè divido per lo scalare più grande, alla fine sopravviveranno solo i pezzi che allora supponete di avere un qualcosa che invece di essere un tagliaerba sia una cosa che riesce a far abbassare l'erba, far stringere, diciamo, dimezzare l'altezza dell'erba che c'è nel giardino, una polvere magica che faccia questo. Allora voi avete, quando è, allora voi c'avete il giardino, c'avete l'erba è alta all'inizio tutta quanta 5 cm, quando arriva a 10 cm usate la polvere, però il problema non è arrivato, alcuni fili crescono più velocemente, altri fili crescono meno velocemente, allora alcuni per esempio da 5 sono diventati 10, altri da 5 sono diventati 6, adesso usate la polvere magica, 10 torna 5, ma 6 diventa 3, quindi adesso i fili non sono più alti tutti quanti. Poi quello da 5 diventa 10, quello se da 5 diventa 6, da 3 guadagni il 20% diventa 3,6. Riusate la polvere magica, il 10 torna 5, il 3,6 diventa 1,8. Quindi in questo modo voi state, se alla fine quelli scompaiono, i fili che crescono più lentamente, è come se scomparisse. Insomma, sarebbero le componenti che quando ci applicate A crescono più lentamente. Alla fine sopravvivono solo quelle che crescono più velocemente. Allora, questo fatto mi dice, mi dà un'idea di come posso fare. In realtà quasi quasi la stessa cosa succede se invece di fare AHW fratto lambda 1 all'altro, perché io lambda 1 è quello che vado cercando, non lo so, fratto la sua norma, cioè faccio il vettore, dopo che ho calcolato con AHW, questo qua a chi converge? Questo vettore chiamatelo V con 1, beh, se quello convergeva V con 1, questo converge, questo è di norma 1, converge pure lui, perché la sua norma è chiaro che è C1 quadro più C2 quadro più C alfa 1 quadro, converge a V con 1 fratto la norma di V con 1, cioè converge un vettore di norma 1, se solo se C1 quadro più C2 quadro più C alfa 1 quadro era maggiore di 2. Quindi basta che una delle componenti degli autovettori che crescono alla velocità massima sia diversa da 0. E ora questo qua è V con 1, e anche V con 1 su norma V con 1, se io adesso faccio A V con 1, questo è lambda 1 V con 1. Provate qua, applicate a tutti questi, ogni volta che viene fuori lambda 1 mettete in evidenza. Quindi automaticamente se io vado a fare questa, vado a calcolare questa espressione, questa mi converge a un vettore V con 1 normalizzato di norma 1, almeno se queste componenti sono diverse da 0, se una di queste componenti è diversa da 0, e quel vettore è un autovettore relativo all'autovalore più grande. Adesso questa condizione come si fa a vedere se è vera o no? Non serve.
Perché non serve? Perché io, come vettore iniziale, mi prendo un vettore, ci metto delle componenti a caso, prendo un generatore di numeri casuali, prendo delle componenti a caso, lungo la base canonica, perché io la base, se conoscevo la base W1, W2, Wn, avevo già finito, già quello è l'obiettivo, arrivare alla base W1, W2, Wn. Non è il punto di partenza. Se la conoscevo, che mi metteva a fare tutto questa maratona? Quindi in realtà non era per far capire, ma in realtà io W1, W2, Wn non la conosco. Allora cosa faccio? Prendo un vettore di partenza W che ha delle componenti messe a caso. Se le metto a caso sarà improbabile che queste componenti siano zero, anche se fosse una sola. E qual motivo dovrebbe essere zero? Cioè, per essere zero vuol dire che quel vettore è ortogonale, mettiamo anche che ci sia solo W1 relativo a lambda 1. Vorrebbe dire che il vettore scelto a caso, guarda caso, è proprio ortogonale a W1. Se ci fossero più vettori relativi al valore di massimo modulo, diciamo il valore più grande, vorrebbe dire che W è ortogonale a tutti quegli autovettori là. Ancora più improbabile. Ancora più improbabile. Ma nei casi reali, quando una matrice è fatta con dei coefficienti che non sono stati scelti in maniera tale che gli autovettori vengano, vedremo che quando faremo le coniche, se i coefficienti li metto anche interi, ma li metto a caso, diciamo, non proprio a caso, ma li metto insomma senza osservare particolari regole, vedremo che gli autovalori non verranno affatto interi. Gli autovalori, verranno radici poliomi di secondo grado, quindi se ne so, sarà 1 più radica 5 mezzi piuttosto che 3 meno radica 7 quarti, eccetera. Quindi, e gli autovettori pure avranno componenti che saranno tra di loro proporzionali per numeri non interi. Quindi sarà difficile che se tu prendi un vettore, che ne so, 3, 2, questo sia ortogonale agli autovettori. Non sarà ortogonale a nessun autovettore. Se poi lo prendi a caso, meglio ancora, la probabilità che non sia ortogonale a nessun autovettore è praticamente 1. Tuttavia, non dovete disperare, perché mettiamo, se voi queste componenti le avete scelte non intere, quindi per esempio con un generatore di numeri casuali ci avete messo un po' di cifre decimali, no? Quando andate a calcolare la matrice A, se la matrice A pure lei ha le entrate che hanno le cifre decimali, ma anche se ce l'ha intere sono le componenti che hanno le cifre decimali, quindi comunque può darsi che ci sia un certo e un piccolo errore. Questo piccolo errore fa qualcosa? Beh, sì, per farvelo capire cosa fa, però fa una cosa che da una parte è positiva e da una parte è negativa. Per farvi capire cosa fa, supponiamo che voi partivate da 0,1, stavolta ok? Se partivate da 0,1 nella matrice dell'esempio rimaneva sempre 0,1. Supponete però che per qualche piccolo errore, qua mi viene no? Mi ci metto un piccolo errore? Allora qua mi viene epsilon 1. E adesso? La seconda volta quanto viene? La seconda volta viene quanto viene? Viene 3 epsilon e viene epsilon più epsilon 4. Ah no, 2 epsilon
più è epsilon. Mettiamo, facciamo più semplice. Mettiamo che dalla seconda volta in poi la matrice è la matrice A. Quindi l'errore era solo sulla prima. Quindi per qualche motivo sbagliavo solo la prima. Allora qua mi viene 2 epsilon 1. Adesso moltiplicando un'altra volta per A mi viene 4 epsilon 1. Moltiplicando un'altra volta per A mi viene 8 epsilon 1. Ah, e che cosa succede? Succede che se per caso, allora, se io avevo quella polvere magica, la gramigna cresceva più velocemente di ogni altra cosa. Quindi, siccome quella polvere magica faceva soltanto diciamo, dimezzare diciamo, l'altezza che avevano raggiunto, alla fine che mi restava? Solo gramigna. Mettiamo che io volevo il prato inglese cresceva più lentamente. Qual era la soluzione? Diserbare completamente la gramigna, partire solo col prato inglese. E allora rimaneva solo prato inglese. Prato inglese non cresce proprio, è stabile. Se però non hai diserbato bene e parti invece di partire da 0,1, parti da epsilon 1, cioè hai 2 epsilon 1, 4 epsilon 1, 8 epsilon 1, 8. Se dice a un certo punto 2 alla n per epsilon sarà arrivato a 1, a quel punto la gramigna ha raggiunto il prato e siamo al punto di prima. Quindi devi usare la polvere magica perché quella cresce velocemente e poi alla fine rimane solo la gramigna. È chiaro il concetto? Cioè, da una parte un piccolo errore non dà nessun fastidio a quello che cresce più velocemente, ma dà molto fastidio se noi vogliamo far crescere il resto avendo tolto quello che cresce più velocemente. Per quale motivo dovremmo voler fare così e vorremmo poter fare così? Mettiamo che, supponiamo che, seguite altri 2 minuti, abbiamo quasi concluso questo concetto, poi dopo scriviamo la procedura, ma dopo la pausa. Allora, supponiamo per comodità che lambda 1 sia maggiore di lambda 2. Non è necessariamente vero, ma supponiamo per comodità che sia così. Allora, se io parto da se W è uguale a C2W2 più CnWn, e adesso faccio A alla HW, cosa mi viene? Mi viene somma per I che va da 2 a N di C con I lambda con I alla HWI. O se volete scriverlo per esteso, C2 lambda 2 alla H W2 più Cn lambda N alla H W. Anzi, supponiamo per comodità che lambda 1 sia maggiore di lambda 2, maggiore di lambda 3. Allora, questo, se adesso rinormalizzo, a chi converge? Converge a C con 2 W2. Però, quindi dopo, anzi, se rinormalizzo proprio di norma 1, convergo proprio a W2, W è una base ortonormale. Ok, quindi al primo passo piglio W1, se non erano tutti diversi da due vettori, prenderò una combinazione lineare dei primi. Ma se, diciamo, il lato vettore relativo al lato valore più grande era
solo uno, diciamo solo dato spazio alla dimensione 1, troverò W1. Adesso se parto dall'ortogonale, cioè W1 ci metto coordinata 0, troverò W2. Se poi mettiamo che l'autovalore lambda 3 sia ancora minore, tolgo W2, troverò W3 e così via. Se sono tutti distinti, uno alla volta li trovo tutti. Però guardate bene cosa succede se invece di W abbiamo W più epsilon W1, cioè epsilon W1 più C2 W2 più Cn W. Se per qualche motivo mi sbaglio, metto una coordinata epsilon sul primo posto. Alla H W stavolta è, vabbè, c'è un pezzo in più che è epsilon lambda 1 alla H W1 più lambda 2 C2 lambda 2 alla H W2 più Cn lambda n alla H Wn. Ora non mi interessa, quando vado a rinormalizzare, questo va infinito più velocemente di questo. Questo va infinito più velocemente di questo, perché questi sono due numeri diversi da zero ma sono fissi. Questo può essere pure un miliardo e questo può essere un miliardesimo, ma lambda 1, il rapporto tra questo e questo fa lambda 1 su lambda 2 che è maggiore di 1 alla h. Siccome lambda 1 su lambda 2 alla h va infinito, da un certo punto in poi sarà maggiore di un miliardo, di 10 alla 18, 10 alla 20, 10 alla 50, quello che volete voi. Quindi questo, se lo rinormalizzi, allora questo va diviso per lambda 2 alla h, allora divido per lambda 2 alla h, divido per lambda 2 alla h e tendo a c2 w2. Questo va diviso per epsilon lambda 1 alla h, che è la quantità più grande, epsilon lambda 1 alla h. Insomma, quando lo rinormalizzo, qua sto dividendo per una quantità che non è, che non me lo rende di norma 1, però insomma questo qua, scusate, per lambda, sì, epsilon lambda 1 alla h, e questo qua lo diventerà a w. È chiaro? Quindi c'è il problema che la gramigna cresce troppo in fretta. Allora, se tu fai la disinfestazione della gramigna e non la fai bene, ti ritrovi sempre gramigna. Allora, qual è la soluzione? Se tu vuoi imparare inglese e non vuoi far crescere la gramigna, che devi fare? La disinfestazione uccide selettivamente la gramigna, cioè metti a zero la componente lungo W1. Però abbiamo visto che se lo fai una volta, basta un piccolo errore, che c'è sicuramente nelle matrici, quelle che fate con MATLAB, ci sta sicuramente, perché quelle ci sta l'approssimazione, e torna fuori la gramigna. Allora, qual è la soluzione? Come si può risolvere il problema? No, due volte, lo fai ogni volta. Ogni volta, pigli e passi il diserbante. Prendi e passi il diserbante. È chiaro? Cioè, chiunque abbia, io non ce l'ho il prato, quindi non sono esperto. Però chiunque abbia un prato sa che la disinfestazione si deve fare ogni tanto. Non è che la fai una volta e l'hai fatto per sempre. La fai una volta, poi le cattive erbe ricrescono e la devi rifare un'altra volta, poi un'altra volta, ogni tanto, dipende quando quella componente comincia a farsi vedere. Allora, come funziona quindi la procedura? Qua vi dico solo la procedura, che non è, non voglio, diciamo, qualcuno volendo potrebbe fare un esercizio di informatica, potrebbe pure spiegare, qualcuno l'ha fatto già in passato. Allora, la procedura funziona così. Allora, la procedura
dovrebbe funzionare così. Allora abbiamo start. Allora in input ci abbiamo a matrice simmetrica, prendiamo la matrice simmetrica, poi prendiamo W doppio 0 vettore con componenti casuali. Quando dicono casuali intendo che ogni coordinata è un numero scelto a caso tra 0 e 1 con densità unicola. Poi faccio allora A matrice simmetrica per ipotesi gli autovalori di A sono lambda 1 maggiore o uguale di lambda 2 maggiore o uguale di lambda n maggiore o uguale di 0. Quindi supponiamo che per ipotesi siano tutti non negativi. Non negativi. Adesso cosa faccio? Faccio W doppio H più 1, la faccio for vabbè, io scrivo tu infinito, ma un numero molto grande, quando vedete che l'approssimazione faccio A W doppio H più 1 uguale A con H A scusate W doppio H H uguale H più 1. Allora questa in realtà è fino a un numero molto grande. Questa procedura mi dà W doppio H tende a V1 con probabilità 1, a V1 tale che a V1 è uguale a lambda 1. Quindi in questo modo avete ottenuto un autovettore che è l'autovettore, uno degli autovettori relativo all'autovalore più grande. Poi ce ne posso stare più di uno oppure no. A questo punto come fate? Avete due possibilità: o completate V1 con una base ortonormale, allora la matrice avrà, diciamo, rispetto alla nuova base, come sarà fatta? Sarà fatta lambda 1 0 0 A1 e poi ragionare direttamente sulla matrice A1. Ragionare sulla matrice A1 significa andare a cambiare base solo sull'ortogonale, cioè sullo spazio generato da V2 e Vn, quindi significa ignorare completamente la Gramigna. Il primo è stato. Oppure potete anche non fare nulla. Però adesso cosa fate? Fate di nuovo doppio 0, non lo stesso di prima, insomma facciamo un doppio primo 0 vettore con componenti casuali. Adesso la procedura sarà for h uguale a quale era da 0 da 0 a
infinito in realtà ha un numero grande, quando vedete che, ah scusate, qua ho dimenticato di dire che lo dovevo normalizzare. Se lo normalizzavo posso anche aggiungere qua che V1 c'è la norma 1. Adesso qui faccio la stessa cosa, ma faccio V' H più 1 uguale a V'H. Poi cosa faccio? Prima di normalizzarlo faccio V'H più 1 uguale alla proiezione di V'H più 1 sull'ortogonale di V con 1. V'H più 1. Poi faccio V'H più 1 uguale V'H più 1 diviso la sua norma. E poi faccio H uguale H più 1 e vado avanti. Non so se riuscite a capire, a apprezzare quello che sta scritto là. Io applico la matrice A. La matrice A, anzi, questo lo posso fare prima. For H uguale a 0. Faccio W'H uguale alla proiezione su V1 ortogonale di W. Poi faccio ok. Allora, prendo un vettore a caso. Questo vettore a caso ce l'ha pure la gramigna. La gramigna ce l'ha dopo. Poi applico A e normalizzo. Poi riproietto. Prima di applicare un'altra volta la matrice A, ci tolgo sempre la gramigna, cioè proietto sullo spazio ortogonale a quello che ho già trovato. Allora, in questo modo cosa avrò? Avrò che W'H, anzi qua convergerà a V2, dove la norma di V2 fa 1 e a V2 farà lambda 2 V2. Anche se questa cosa funziona, anche se lambda 2 è uguale a lambda 1, questo converge automaticamente a un autovettore dell'autovalore più grande che rimane. Se l'autovalore più grande che rimane è sempre lambda 1, ti trova V2 e lambda 1 un'altra volta. Per quale motivo? Perché tu, proiettando sull'ortogonale di V1, hai tolto la gramigna che cresceva lungo V1. Se ci sta altra gramigna che cresce in un'altra direzione, va bene, quella non la vuoi. È chiaro? Quindi adesso si procede in questo modo, cioè si va avanti così, cioè l'altra volta cosa dovrò fare? Dovrò proiettare, prenderò sempre un vettore a caso, prima di applicare A e di normalizzare ogni volta, su cosa dovrò proiettare? Sull'ortogonale, ma a chi? Allo span generato da V1 e V2. Ci dovrò togliere, cioè faccio Gram-Schmidt, no, ci tolgo la componente lungo V1 e la componente lungo V2. Questo è un metodo costruttivo. Ogni volta devo proiettare sull'ortogonale a quello che ho già trovato. Per quale motivo? Perché so che i restanti autovettori che vado trovando, allora prima trovo un autovettore relativo al primo autovalore. Gli altri dove stanno? Stanno sull'ortogonale. Allora ogni volta che applico A proietto sull'ortogonale.
No. Ortogonale di che? Di quello che ho già trovato. Così la gramigna, anche se cresce un bassetto alla volta, io ogni volta la abbatto a zero. Allora, se mi resistete altri 5 minuti, capisco che boccheggiate, però la pausa me la do tutta insieme, ce ne andiamo 10 minuti. Siamo a 36, quindi io più di 9 minuti non parlo, quindi vi abbuono un quarto d'ora, insomma, non è poco. Ok, vabbè, quindi qua, se vogliamo scrivere proprio un altro passaggio, cosa sarà? Vabbè. L'unica cosa che cambia sarà una cosa, poi l'altra cosa. L'unica cosa che cambierà sarà che la proiezione W secondo H sarà la proiezione su lo span di V1 e V2, tutto quanto ortogonale di W secondo A. Tutto il resto sarà tutto, si scriverà allo stesso modo, e così via. Poi avremo che W secondo H convergerà a V3. A V3 sarà lambda 3 V3. Mo. E V3 sarà sempre di norma unitaria. E così via. Quando dico converge e quando dico H va da 1 all'infinito, significa che voi vi fermate quando andate a fare questa cosa e il computer vi risponde allo stesso vettore. Insomma, cioè, ci sarà un errore macchina, una volta giunti a quell'errore macchina, quello invece di rispondere a un vettore diverso vi risponderà allo stesso vettore. Quando arrivate allo stesso vettore vi fermate. Oppure quando arrivate a una differenza minore di 10 alla meno 12 con quello di prima, sulle coordinate, vi fermate. Chiaro? Quindi H non va veramente a infinito e la convergenza. E quindi io prima prendo un vettore a caso e trovo un autovettore relativo a lambda 1, poi prendo un autovettore a caso proiettando sull'ortogonale di Q con 1 trovo un autovettore relativo a lambda 2, poi proiettando sull'ortogonale di V1 e V2 ogni volta. Quando dico così significa che faccio Gram-Schmidt e ci tolgo la componente lungo V1 e la componente lungo V2, quindi diciamo è più facile a scrivere il programma forse che a scrivere la dimostrazione. E vado avanti così. Andando avanti così io troverò, se ci fate caso, ogni volta trovo un vettore che è ortogonale a quello di prima, per forza, anzi è ortonormale perché come è stato costruito convergerà un vettore di norma unitaria, ortonormale, e questi vettori ortonormali saranno una base di autovettori relative agli autovolumi della matrice. Dici, ma questa è tutta teoria, non abbiamo fatto anche un briciolo di pratica fino a mo'. No, no, questa è pratica, altro che teoria. Allora, c'è solo una cosa, un'ipotesi che abbiamo fatto restrittiva, ok? L'ipotesi restrittiva è che gli autovalori fossero tutti positivi. Non è restrittiva, non è veramente restrittiva. Perché? Adesso fatemi fare solo questa osservazione e poi ne traiamo le conclusioni che abbiamo tratto. Supponiamo che gli autovalori di A, A è sempre la mia matrice simmetrica, siano M1 maggiore o uguale di M2 maggiore o uguale di M con N, e non suppongo più che siano così positivi. Tuttavia sia M
maggiore o uguale del massimo di mu con u in modo assoluto, mu con n in modo assoluto. Questo qua si può trovare facilmente. Prima di tutto abbiamo detto il lato valore di massimo modulo si sostanzialmente si riesce a trovare come prima, è un po' diverso da prima, ma comunque non è molto diverso. Una stima del massimo modulo degli autovalori si può fare. Adesso allora io cosa faccio? Prendo la matrice B uguale A più M per I. Anziché sì, vabbè, ormai lo chiamano M grande. Ok? Chiamiamolo non mi piace, M sembra una matrice A più alfa I. Ok? Allora, chi sono gli autovalori di B? Gli autovalori di B sono lambda 1 uguale alfa più M1 mu più maggiore uguale di lambda 2 uguale alfa più mu 2 maggiore uguale di lambda n uguale alfa più mu n che è maggiore di 0. Addirittura se qua ci metto maggiore, qua è maggiore stretto di 0. Ok? Quindi stavolta, come vedete, gli autovalori sono in ordine decolmente decrescente e sono tutti positivi. Allora, trovo, applico la procedura che ho descritto precedentemente a B e trovo lambda 1 lambda n. Infine, mu con 1, per trovare mu con 1 e mu con n basta togliere alfa. Lambda 1 meno alfa. Mu con n, 1, lambda n. Quindi, in pratica, si aggiunge un multiplo grande dell'identità, in maniera tale che sono sicuro che gli autovalori sono tutti così. Applico la procedura, trovo autovalori e autovettori. Automaticamente. Trovo tutto, perché trovo, per esempio, se l'autovalore più grande esce 3 volte, vorrà dire che l'autospazio ha dimensione 3 e avrò trovato 3 autovettori ortogonali relativi al primo autovalore. Poi passo all'autovalore più piccolo e così via. È automatica, la procedura funziona e mi dà automaticamente una base ortonormale relativa ai miei autovalori, partendo dal più grande verso il più piccolo. Ma sono lambda 1 e lambda n e quelli di A sono gli autovettori sono gli stessi, perché se un autovettore di A più alfa I e anche tutti sono autovettori di I, quindi sono anche autovettori di A e autovalori basta togliere alfa, quindi non è che cambia niente, cioè aggiungendo questo alfa I ho reso qualcosa più difficile, no, la procedura funziona, gli autovettori sono quelli, per gli autovalori ci devi togliere alfa. Quindi, per capirci, se tu metti una matrice simmetrica dentro MATLAB, matrice 200x200, gli chiedi autovettori e autovalori, quello in tempo di fare la schermata ti ha risposto. Non ci mette niente, perché questa procedura per un computer è una procedura che funziona in molto meno di un secondo. Perché sì, tutto quello che volete, però la procedura è abbastanza chiara, si attiva un po' di prodotti scalari. Se andate a fare la difficoltà di fare un po' di prodotti scalari, vabbè, quando saranno qualche migliaia, decine di migliaia di operazioni, quello che volete voi, ma un computer moderno fa miliardi di operazioni in secondo. Quindi a miliardi di operazioni anche una matrice 200x200 non ci arriva. Problema: se la matrice non è simmetrica ed è 20x20 e chiedete gli autovalori e gli autovettori a MATLAB,
Mo non voglio, non posso dire con certezza perché mo la cosa dei computer è aumentata, quindi può essere anche 20 per 20, barcolla, ma ce la fa. Ma quella comunque a un certo punto. Ma pare che non ci arrivava con 20 per 20. Ma se non è 20 per 20 sarà 30 per 3. Gli date una matrice piccola, relativamente piccola, e MATLAB si impiega. Non trova, non è che non trova gli autovettori, non trova manco gli autovettori. Capite qual è la differenza? Secondo me non avete capito qual è la differenza. Se avete valori. Allora, prendete un po' di nomi. Ogni tanto se ne esce qualcuno, questo sarà un polinomio almeno di grado, almeno di grado 6, insomma, una cosa così. Questo potrebbe avere 1, 2, 3, 4, 5, 6 radici, quindi almeno di grado 6. Ok? Quindi, però, questo ha due radici reali. Sarà un polinomio anche croce di grado 6. Ha due radici reali e quattro sottocomplesse. E qual è il coefficiente reale? Le due reali le trovate facilmente, le trovate con metodo di bisezione. Io so che qua in mezzo c'è una radice dal polinomio, da valori positivi passare a valori negativi. Divido a metà, mi sposto dalla parte del 3 meno 0, quello è costruttivo. E vado avanti. Trovate la radice, una volta che avete trovato la radice avete trovato l'autovalore e trovato l'autovalore trovate anche l'autovettore. Poi diventa un sistema lineare. Quindi le radici reali di qualunque polinomio, quindi anche il polinomio caratteristico, si trovano facilmente. Questa è una procedura solo un po' più veloce, che fa tutto insieme, quindi è ancora più veloce. Ma anche se non ci fosse stata questa procedura, io sapendo che le radici di un polinomio, del polinomio caratteristico, una matrice simmetrica, sono tutte reali, le determiniamo tutte. Tutte n. Ovviamente qualcuna poteva avere più molteplicità, no? Molteplicità 2, 3. Però le facevo tutte. E una volta fatte tutte, si risolveva il sistema lineare, fatti tutti gli autovalori, si risolveva il sistema lineare, trovo anche tutti gli autovettori. Poteva essere un po' più lungo di questa procedura, ma più o meno stiamo là. Se non ci metteva 10 alla meno 3 secondi, ce ne metteva 10 alla meno 2. Se non ci metteva un secondo, ce ne metteva 10. Chiaro? Se le radici sono complesse, sono dolori di pancia, ma dolori grossi, che non se ne vanno con l'antidolorifico per il mal di pancia. Per quale motivo? Supponete, qua adesso parlo solo di concetto, non scrivo più nessun risultato. Supponete che voi non sapete, allora sapete, è facile dire le radici del polinomio caratteristico stanno in un cerchio. Questo è facile, non mi spiego perché, ma è facile dire questo. È facile poi dire che in questo cerchio stanno al di fuori di altri cerchi, sono i teoremi di Kerskorin e compagnia. Però non è, lasciamo stare, comunque abbiate fatto, rimane una zona, anche un cerchietto piccolo, rimane una zona bidimensionale. Allora, poi in questa zona sapete che ci sono tre zeri, per esempio. Vabbè, se sono solo tre, stiamo parlando di un polinomio di terzo grado, allora là c'è la formula e si trova. Però sapete che ci sono 31 zeri. Allora, dovete trovare questi 31 zeri. Comunque questa zona è ampia, è come se ci fosse un campo minato, ci sono 31.000 da trovare. Ora tu vai qua, fai la tua valutazione e vedi che la mina non c'è. Che fai? Se non hai, allora, se tu qua nel caso reale tu sai qua la mina non c'è, però il risultato è negativo. Qua la mina non c'è, però il risultato è così, tra qua e qua. Immaginate che sia una battaglia navale. Allora voi sapete che se da qua a qua il segno è cambiato, sapete che qua in mezzo ci sta la nave. Se questa è una matrice un milione per un milione, facciamo la quadrata così si capisce. Meglio tipo battaglia navale, tanto in ogni cerchio ci sta sempre un quadrato.
o in ogni quadro di sistema giuridico. Adesso io, una volta che qua non ho indicazioni, quindi devo andare attento lì praticamente. Devo andare a tentativi. Perché? Perché C non è un campo ordinato. Ve l'hanno detto in analisi e voi questa informazione l'avete sottovalutata. C non è un campo ordinato. Significa che quando su R valutazione del polinomio negativa e positiva, vuol dire che sono sicuro che là in mezzo c'è uno zero. Qua se il polinomio in un certo punto mi fa 1 più i, in un altro punto mi fa 3 meno i, sì, su un bel, allora se qua il polinomio fa 1 più i e qua fa 3 meno i, allora io so che se prendo una curva che passa da qua a qua, in qualche punto di questa curva la parte reale si annulla, ma la parte immaginaria no, ma in qualche punto la parte immaginaria si annulla, ma la parte reale no, e quindi non ho fatto niente. Cioè io devo trovare un punto dove si annulla contemporaneamente parte reale e parte immaginaria. Non ho grosse indicazioni, devo ricorrere a tutte altre strategie, a tutte altre tattiche. Quindi trovare gli autovalori di una matrice in generale è complicato. Anche dal punto di vista numerico. Si fa, ma per ordini bassi. MATLAB lo manda in crisi con la matrice 10x10, 15x15, 20x20, 30x30, non lo so a chi è arrivato ora, ma siamo su matrici di poche, di una decina, dell'ordine della decina di elementi, 10, 20, 30, scusate, di righe o di colonne, quindi di elementi molto di più. Viceversa, se la matrice è simmetrica può essere pure 3000x3000, 50, dipende solo dalla memoria che c'hai sul tuo computer. Quella, se anche la matrice fosse 3000x3000, ti darò autovettore e autovalore in un tempo ragionevolissimo, ordine di secondo. Chiaro? Questa è una differenza enorme tra le matrici simmetriche e le matrici non simmetriche. Mo, detto questo, la prossima volta cominciamo a fare tutta una serie di esercizi, quello abbiamo fatto fino a mo. Quindi la prossima volta sarebbe lunedì. Mercoledì prossimo in me, poi vediamo se ce la facciamo, se no anche mercoledì facciamo esercizi. Perché poi questi esercizi si sposano bene con quelli delle coniche. Quindi probabilmente farò esercizi sia lunedì che mercoledì. E trovo il tempo per fare qualcosa sulle coniche. Tramite gli esercizi. Poi lo sistematizzo, lo metto insieme dopo. Dopo invece andiamo a rifare il discorso del prodotto ermitiano su C con N e capire che cosa succede passando dai numeri reali ai numeri complessi come campo sottostante.